vuole normale, almeno. Però piace legge, però troppo dura, qualcosa cambia. Non è di deve vedere colore di bianca, colore di nero, no, sangue è tutto stesso uguale, tutto sangue è uguale, siamo religione di pace. Oggi siamo venuti per protestare un po' contro il razzismo. Tu perché sei venuto in Italia? Perché nel mio paese io stavo persecutato, purtroppo ho dovuto andare dal mio paese, non con piacere, perché ho lasciato famiglia. Un corteo per dire no al razzismo e per ribadire che le Marche sono plurali e accoglienti. È questa la forza che è richiamato da tutte le Marche al passetto di Ancona centinaia di persone. Una manifestazione voluta dall'Università della Pace che ha visto sfilare per il centro della città un corteo pacifico, multicolore e multietnico. Tra coloro che hanno partecipato alla manifestazione anche il vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Questa mancanza di sensibilità nei confronti delle persone che soffrono veramente ci offende, ci amareggia tantissimo. Quindi lo scopo è far parlare loro, perché si parla dei migranti come numeri, invece sono persone, quindi vogliamo conoscere le loro storie, i loro volti e le loro esigenze, in modo da raccoglierle insieme e poi presentarle alla regione, agli enti locali per buone politiche di integrazione e di inclusione. Abbiamo bisogno di dare all'Europa la possibilità di occuparsi di questo problema, perché l'immigrazione è politica nazionale e abbiamo bisogno che un governo come quello italiano, che di un paese esposto ai fenomeni migratori, beh, si batte in Europa perché l'Europa se ne occupi. Una manifestazione che ha visto la partecipazione anche di organizzazioni, associazioni e sigle sindacali da tutta la regione Marche e non solo. Serve sicuramente sicurezza, ma serve anche integrazione. Le due cose non sono divise, bisogna far rispettare le leggi per tutti, italiani e stranieri, bisogna fare in modo che chiunque ha bisogno non si senta straniero in questo paese. C'è un tentativo, diciamo così, di distrarre l'attenzione degli italiani rispetto ai veri problemi, trovando un capo espiatorio che sono i migranti. E da alcuni mesi vediamo, a parte le leggi che sempre vanno a ridurre i spazi di diritti dei migranti, ci troviamo di fronte anche a un clima bruttissimo di razzismo.